due missionari che sono usciti a chiamare tutti agli incroci del mondo e hanno fatto tanto bene alla Chiesa. Così Papa Francesco ha ricordato domenica i due santi evangelizzatori Francesco della Valle e Maria dell'Incarnazione, nati in Francia nel XVII secolo e considerati fondatori della Chiesa in Quebec, nella messa di ringraziamento per la loro canonizzazione equipollente avvenuta il 3 aprile. I missionari, ha aggiunto il Papa, hanno spezzato ai più piccoli e ai più lontani il pane della parola e la loro memoria ci sostiene nel momento in cui sperimentiamo la scarsità degli operai del Vangelo. Perché se la Chiesa si ferma e si chiude, si ammala, si può corrompere, sia con i peccati, sia con la falsa scienza separata da Dio, che è il secolarismo mondano. Alla celebrazione hanno partecipato migliaia di fedeli canadesi guidati dall'arcivescovo di Quebec e primate del Canada, Cardinal Lacroix, molti dei quali hanno compiuto un pellegrinaggio attraverso la Francia, da Montigny, luogo di nascita di San Francesco de Laval, missionario che nel 1658 fu nominato primo vescovo di Quebec, fino a Tours, dove nacque Maria Guyard, che col nome di Maria dell'Incarnazione negli stessi anni fondò la Congregazione delle Orsoline Canadesi, la prima comunità di religiose nel Nuovo Mondo. Hanno avuto il coraggio di uscire per le strade del mondo con la fiducia del Signore che chiama. Così è la vita di un missionario, di una missionaria. E poi, per finire lontano da casa, lontano dalla sua patria, tante volte uccisi, assassinati. Dalla testimonianza dei due santi fondatori è nata una chiesa feconda di tanti missionari, ha ricordato Papa Francesco, anche se oggi, anche per l'invidia del diavolo, questa spinta si è esaurita. Servono quindi nuovi uomini e donne coraggiosi, col cuore aperto alla chiamata del Signore. La preghiera al Signore, perché il Quebec torni su questa strada della fecondità, di dare al mondo tanti missionari. E questi due che hanno, per così dire, fondato la Chiesa del Quebec, ci aiutino come intercessori.